Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Orbound, un gioco in uscita il 24 di ottobre. Io lo sto giocando inizio settembre, metà settembre, quindi la versione è ancora quella demo. Qua in alto vedete che è una pre-alpha. Qua in alto vedete che ci sono lavori in corso sul multiplayer e non si possono giocare i random world e i custom seed, quindi al momento siamo limitati alla demo. È un gioco che, guardandolo così, lo proviamo insieme la prima volta, mi ha ricordato molto il gameplay di Idoneer, ma lo valuteremo insieme in questa anteprima. Dovrebbe essere tradotto anche in italiano, per quanto veda sotto Don't be afraid of orcs, the kill them. Ok, ci sono i nemici perché li ho spuntati, come avete visto. Qua esce addirittura in francese. Le marteaux de construction peut déplacer les pièces dans toutes les directions. Quindi sì, va bene. Va bene. Sta aggiungendo caverne e tunnel il foliage. Ok. Praticamente sembra abbastanza pesantino come grafica. E di che cosa si parla? Si parla di recuperare una pietra ardente dal nostro re enanico e dobbiamo andare sul posto e recuperarla. Quindi stiamo arrivando sul posto. Questa è la premessa. Non so cosa ho in mano. Mi si vedono i piedi, quindi ottimo. Abbiamo il corpo completo. E questo sarà il territorio che andremo a vedere, credo. Questa nave un po' steampunk. La presentazione è carina. Per quanto i frame siano veloci, insomma, però qualche scattino, qualche pop-up c'è, infatti vedete che compaiono, ma va bene, è una pre-alpha, assolutamente, per carità. Perché potrebbe, questo è uno di quei giochi che io gradisco molto, molto di più di quei simulatori di vita che stanno uscendo adesso. Va bene, ma scendiamo. Ah, tu continui a buttare dentro carbone, giustamente, se no precipitiamo giù. Scendiamo. Sì, probabilmente scendiamo. Bellissima sta cosa. Sì, scendiamo anche abbastanza veloci, eh. Mi fanno impazzire anche queste plance di comando con le leve, è un po' molto essenziale. Dai, si va? Posso? Comincio a lavorare? Perché poi dovremo iniziare l'estrazione alla ricerca di questa pietra ardente. Tra l'altro in francese, commencer à placer. Lascia la nave spaziale nanica, ok, saltiamo giù. Dovremo automatizzare e quindi dovremo automatizzare il processo di estrazione. Graficamente, cos'è questo? Tre reali, tre re, tre fratelli, tre gioielli reali. Avventuriero, sei incaricato di cercare tre reliquie della razza nanica. Tanto tempo fa questa terra era sotto il nostro grande regno, ma in tempi recenti è lentamente svanito. Devi cercare tre gioielli reali di Elgrond, Gilram e Tulgrim. Recuperi i gioielli reali dal loro diritto di nascita. Salve della Croce. Va bene. Andiamo avanti. Non so dove devo andare, perché non c'è. Non c'è niente, niente di niente. Vediamo un attimo se ho spacebar, salta, interagisci e attiva il cursore, inventario, la Q. Ah, la Q. Uscirà un quadratino, infatti. Abbiamo spada, torcia, segnale, bussola del faro, localizzare le bacheche delle missioni del re e tether, illuminare il percorso delle caverne. Qua abbiamo la pianta che raccogliamo. Intanto io sto andando giù. Scendere di qua, diminuisce questo. C'è anche la stamina. C'è una sorta di mana, credo. Tanto vedete che ho raccolto pozioni di salute, ce l'avevo già. Questo cos'è? Spada. Questo è martello a costruzione. Praticamente posso iniziare a piazzare il tabellone delle missioni del re.
Sì, ma non mi interessa. Devo andare in un punto dove mi sta dicendo 30. Ok, abbiamo l'ingresso della miniera qui. Credo sia qui. No, però continua a dirmi di andare avanti. Quindi io raccolgo quello che posso. Prendo del legno. E probabilmente mi servirà anche del legno. Quindi continuo. La roccia no. 17 metri. 16. 15. Io prendo legname perché ho come il vago sospetto che me lo chiederà per la costruzione della bacheca, quindi prendo tutto. 18 metri, no? Ho sbagliato. Devo tornare indietro. Ma è l'altitudine questa. È strano. Vabbè, torniamo indietro. Che te devo dire? Prendiamo tutto. Diamo un'occhiata a cosa c'è qua intorno. Se trovo qualcosa. Sì, è prealfissima, dato che non ci sono nemmeno tanti nomi. Ecco qua. Allora, qua c'è qualcosa. Allora, iniziamo. Dai, piazziamo il tabellone missione re, legno 20. Mettiamo qua. Posso? No, mi serve pietra morbida. Quindi raccogliamo un po' di pietra morbida. Mamma mia, qua si va giù. Dite che ho preso pietra morbida? Sì. Allora, andiamo a piazzarla. Pietra morbida 5 però, frammento di terra, no? Non so dove prenderla però, mannaggia. Vediamo un attimo, tether, no? Funghi, vediamo se ho della pietra che posso prendere qua in giro, sì. Sì, si prende con questi sassi qua. Tanto continuo a tenere d'occhio questa zona di scavo che secondo me dovremmo fare tutto qua. Oh, ho sentito qualcosa. Ah, un cinghiale. Sì, allora vi dico, lo proverò anche quando esce il gioco. Ma secondo me questa è una pre-alfa e si vede. Chiaramente si vede. Ma le premesse sono assolutamente buone, perché 25 lo posso fare, perché per quanto sia, non gira male, però, allora, mettiamolo qua, dai, uno, piazzo qui, ok, mettila lì, perfetto. La bacheca è un hub centrale per missioni e ricompense, anche un faro che puoi, è anche un faro che puoi localizzare usando lo strumento Beacon Compass nella tua barra degli strumenti. Ok, praticamente Beacon Compass è questo, bussola del faro e mi dice dov'è. Ah, posso posizionare? Che cosa? Cioè, praticamente io posso mettere questa cosa qui e mi dice dove? Ah no, mi sta indicando dove. Ah, sì, infatti. Punto di interesse è questo, infatti mi indica dov'è. Probabilmente sì, me lo indica lì. Vabbè, poi posso anche piazzare delle cose, vabbè. Tabellone emissioni, estrazione mineraria, è tempo di minare e mi pagano. Ah, bellino! Inizio, fondamenti. Fondamenta di legno, devo costruire fondamenta di legno. Costruzione nanica, quindi il bastione. Ah, sì, ok. Estrazione mineraria, minerale d'oro, creazione di pozioni. No, dovevamo fare questo, no? Costruire un luogo dove creare strumenti. Costruisci un'area per iniziare. Ok, ma io come costruisco? Cioè, se io vado su questo, posso costruire? Io clicco. Ah, infatti, adesso si sono sbloccati tutti. Molto bello. Stazione di aggiornamento. Tabellone missione aerea l'abbiamo appena fatto. Stazione di ricerca. Lo posso fare? No, perché non ho i materiali. Non ho il minerale ferro. No, mi serve un piccone o qualcosa. Quindi. Allora, creazione è questa, beni preziosi, fortezza, interni, macchine, estrazione e difesa. Eh sì, perché poi dobbiamo difenderci anche dagli assalti degli orchi. Stazione di aggiornamento, creare strumenti base, ok, la facciamo, mi manca pietra morbida e legno, quindi recuperiamo ancora un po' di questa roba. Tanto io qua mi perdo, ma tanto la so già dove più o meno recuperarla. Le pietre devo ancora imparare a distinguerle bene perché sono quei massi abbastanza tondi e facilmente riconoscibili dopo questo.
prendo anche un altro e poi proviamo a vedere se funziona il. Allora, io adesso vado qua e gli dico. Cazzarola. Muoiono subito per fortuna questi due colpi vanno. Raccolta corpo. Carcassa di animale. Ah, posso prendere? Ah, ok. Perché non so se ho anche la fame, ma non credo. Vabbè, io vado su questo e gli dico che voglio ricercare questa. Ah, ok, mi dice che è là. Perfetto, perfetto, perfetto. Ottimo. Adesso facciamo il tavolino. Intanto prendo questi boulders. Va bene, allora. Costruisci. Stazione di aggiornamento. Perfetto, la metto qui. Non la posso mettere qui. E fa brutto però, eh. Fa bruttissimo. Perché? Perché non voglio fare le cose così. Voglio fare una cosa diversa. Voglio costruire delle fondamenta. E che cacchio. Si fa le cose fatte bene. Una. Un po' brutto l'aggancio. Perché non si capisce una fava. Non me lo aggancio in automatico. Posso agganciare. No. Non me lo aggancia minimamente. Mostra linee guida. G. No. No. Vabbè, niente, non mi piace sta cosa, ma vediamo quanto è grande questa forgia qua. Ci sta qui. Ok, l'ho costruita. Almeno abbiamo una base su cui lavorare. Poi, qua vedete che abbiamo modo di craftare cose, quindi manca tutto ancora, eh. Cioè, non. Piccone di pietra, mi serve materiale insufficiente, mi serve pietra e questo. Ok, abbiamo la pala, il piccone di pietra. Il piccone di pietra è uguale. Martello da costruzione ce l'abbiamo già. Il navigatore livello 1, bussola, ok. Qua abbiamo il piccone di ferro, quindi il tir successivo, e l'ascia da battaglia. E il piccone di elettrum. Ok, allora intanto continuiamo a cercare. Probabilmente qua adesso mi permetterà di rintracciare anche. L'altra, no, ho buttato qualcosa qua. Vabbè, comunque, prendiamo del legname e della pietra ancora. Legname qua, perché voglio fare il piccone. Voglio provare ad andare giù, vedere cosa trovo. Vi dico, graficamente non è eccezionale, ma ho adorato Hydroneer, che graficamente era forse un po' più pulito, ma qua diamogli il beneficio del dubbio, perché è una pre-alpha, quindi non pretendo che minchia se va giù qua. Proviamo a scendere di là noi intanto. Così completiamo le prime missioni. Perché le prime missioni mi dicevano di creare fondamenta. Creare 12 fondamenta di legno e portargliele qui. Questo l'ho fatto. Fondamenta di legno 2. E la completo. Devo prendere 100 di legno e un'ascia e ottenere anche altri soldi, scava per il re. Sì, questo è un hub molto semplificato. Voglio capire se posso fare anche la rampa per salire. Eh sì, questa. Però non. Ah, ecco, qua giusto, bravo, si aggancia, giusta. Allora, facciamo piccone di pietra, va. Me lo fa? Piccone di pietra, lo metto qua. E adesso proviamo a scavare. Allora, abbiamo messo questa lì e di fronte andiamo giù. Adesso vediamo se questa la possiamo, penso, mettere, piazzare così. Adesso proviamo. Più che altro mi domando, ma perché qua è. Questo non è bellissimo, ma si sistemerà. È buio fuori e dentro diventa. Probabilmente. Cambia il meteo, il tempo. Allora, scaviamo. E ottengo carbon. Mamma mia, quanto. Cioè, poi potremo andare a automatizzare questo processo mettendo delle trivelle probabilmente automatiche, perché quello è un giacimento da scavare a mano, insomma. Non a mano, dice. Il mercato della re. Praticamente ci consente col minerale di ferro che stiamo prendendo,
di commerciale, dando missioni e servizi aggiuntivi, e mentre il servizio di ricerca minerale ce l'abbiamo, ne abbiamo 20, pietra ne abbiamo 20, legno ne abbiamo 20, io lo farei, scusate, ma se io lo posso piazzare anche qui, tanto non avrei nulla da perdere. Stazione di ricerca, mi manca il legno, manca il legno, sono appena sceso giù e mi manca il legno. Quindi prendiamo il legno, poi magari si possono abbattere anche gli alberi. Per il momento continuo con il legno che si trova in giro. E lo trovo ancora perché legno, eccolo qua. Va bene. Una pietra qua, vuoi lasciarla lì? E niente, facciamo quello. Facciamo la stazione di ricerca, la stazione di ricerca la piazzo qua vicino. Qui, che è bruttissima messa qua, ma allora praticamente qua possiamo andare fabbrica e manifattura, vault dei nani, banca dei nani addirittura, ci sblocca banca dei nani, deposita le ricchezze e beni preziosi, magari c'è anche l'interesse, magazzino monete, grande magazzino di monete, mercato automatizzato, cos'è? E c'è un sacco di roba qua, va approfondito questo, appena esce, non ho intenzione di buttarmici subito. Stazione di aggiornamento livello 1, sono tutti gli aggiornamenti, costruzioni di base con le decorazioni, e di roba ce n'è l'agricoltura, la creazione, vabbè, l'automazione, automazione livello 1, possiamo spendere soldi e soldi non ne abbiamo e andiamo a creare automazione, quindi sblocca minerali di ferro e lingotto, ok, poi abbiamo gli strumenti di automazione con le piastre di ferro. Strumenti di ferro, eh sì, no, qua diventerà molto interessante la cosa. E che altro possiamo costruire? Beh, sicuramente qui poco altro, credo. Infatti, possiamo costruire il mercato del re con 40 di ferro e 60 di legno. Non ho entrambi. Perché ho 4 di ferro, il ferro lo scaviamo subito, facciamo quest'ultima cosa. Prendo legno, sperando di non incrociare, anche se l'ho visto lì, mi sa un nemico, no, forse no. Prendiamo un po' di roba, mi serve più che altro il legno. Vediamo quanti ne ho, 22, me ne chiede 60. Ce n'è, da prendere, da trovare. Devo fare un'accetta anche per scavare, per tagliare gli alberi. Legno, legno, pietra, legno. Quanto adesso? 47. Possiamo prendere il lago adesso e... Oh, eccolo qua. 1, 2. Carcassa non mi interessa. Spendere la torcia che mi fa vedere qualcosa. Vai. 57, dai ancora uno di legno. Eccolo lì. Uno e due. Adesso andiamo giù e scaviamo la pietra che ci manca. Anche se devo stare attento a non finire nel burrone. Mannaggia, è indistinguibile il luogo dove ho costruito, eh. Veramente indistinguibile perché è completamente buio. È di qua. Voglio vedere se qua diventa giorno adesso. Sì. Sarà fatto per favorire il minaggio, però. Vediamo quanto ne ho. 18. Devo farne 40. Vai. Faccio anche il mercato del re in modo da farvi vedere qualcosina in più. Due alla volta ce ne vuole un po', eh. 40, 42. Facciamo 60, dai, giusto per averne di un po'. Ok,
Adesso, menu 1. Cioè, se volessi costruire il mercato del re, qua me lo fa fare, ma non è il massimo. È bruttissima sta cosa, comunque. Che di fuori... Adesso è tornato il giorno, vabbè. Questo è il mercato del re. Buongiorno. E praticamente il mercato del re ci consente di acquistare unità... Chiave della fortezza per porte vecchie, può essere incantata per aprire aree sacre. Se volessi comprare questo, posso vendere. Eh sì, 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 sì. Quindi io vendo a una moneta a volta. Ah, se vendo tutto mi danno. Ok, vendo tutto. Carcassa di cinghiale mi danno 40. Ma pensate, 300 le pozioni di salute. Ok, vendo anche questi fiori che valgono un po'. Mi sa che valgono 36 tutti, però non solo quello. Abbiamo quasi 400 monete. Bene. Che altro mi vendi? Niente. Pietra velocità no. Voglio andare di là dove c'è il centro di ricerca. Voglio vedere se posso comprare qualcosa. 500 l'automazione 1. Il problema è che io ho 400. No, ma scusami, io non ho soldi perché devo avere la banca? No, dai, non è vero. Ma dimmi un po', ho completato già qualche missione? Sì. Potenziale industria. Ok, fatto. Ho fatto già una missione per il re. Quindi posso comprare l'automazione 1. Bene, quindi teoricamente io adesso potrei costruire un edificio nuovo che è il forno di fusione manuale. Caldaia da cucina. Per cucinare per l'arrivatezza dei nani. Niente, questo qua, Orbound, potrebbe essere un gran giocone, eh? Un'ottima alternativa per chi magari si è spolpato a Hydroneer o giochi del genere. È molto bello, molte cose da produrre, non amo tantissimo questa grafica, però spero che imparandolo un pochino si possa magari eliminare tutta questa... scavare liberamente, eliminare tutta questa vegetazione e asfaltare tutto, perché io lavoro bene sulle piattaforme come queste, non qua in mezzo a una felce e un cardo. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, mi piace molto, ispira moltissimo, vedremo come arriverà, in che condizione arriverà dopo ovviamente una pre-alpha, quindi mi aspetto una beta o comunque un alpha, un early access quasi sicuro il 24, lo devo leggere già in italiano. E attendo il parere vostro. Alla prossima e ciao ciao!